Ciao. Non sono mai cambiato, sono quello che ero prima, sarò quello che sono adesso. Ho 58 anni, quindi sono un individuo già formato. Torno al tavolo di X Factor, in realtà non carico di qualcosa, non ho sete di niente. Raccontare la propria esperienza è un privilegio, ma è anche un dovere per me, non è un hobby. I ragazzi li scelgo certamente prima per il talento, poi anche per il gusto. Anche chi è lontano dai miei gusti ha una visione della musica che in realtà è vicina alla mia visione. Il perché fare musica, che cosa si vuole raggiungere facendo musica e anche la parte emotiva che per me è fondamentale. E ti stringo forte mentre cadono scintille. È l'oro di catena. Che curva! No, non è così. Ah, cazzo. Faccio senza vergogna tutto quello che posso, ho fatto televisione, faccio la radio, faccio teatro, faccio musica naturalmente, tanta musica. In generale mi divertono tantissime cose. A me diverte essere utile, molto, qua dentro. Cazzo, non è che se muore se metti un paio di rime qui e là, eh? Voglio spezzare un po' di giovani nei confronti di una lancia. Non puoi fare una cover se non appartiene a quel contesto o se non l'hai vissuto o se non lo conosci, perché stai facendo un esercizio. Se ti dicessi che non vedo l'ora di ascoltarla ti direi una balla. L'hai riscritto? Ciò ho riscritto la seconda strofa. Te pareva. La donna cannone su cui ho riscritto le barre. Ecco. Con una mia strofa. Colpo di grazia, colpo di grazia. Non ho riscritto niente. I miei ragazzi fanno musica per stare bene. I miei ragazzi fanno musica per sentirsi bene, per trovarsi. C'è questa nuova generazione che si sta staccando dalle regole del gioco, no? Mi piace molto questa cosa. I miei ragazzi fanno musica per stare in mezzo alla gente. E questa è una cosa forte, bella. È vita. I Pancake sono una band e già essere in una band vuol dire mettersi in gioco e fare lavoro di gruppo. La band è collaborazione. E loro sono all'avanguardia, secondo me, di una nuova scena che io sto vedendo rinascere. Mia figlia suona in una band e quindi ne conosco altre di band perché ogni tanto vado ad ascoltarmeli travestito. E hanno tutti questo desiderio di costruire un circuito. Penso che non esista il punk fatto bene. Sì. Sono lì anche per quello, per disturbare. Ragazzi, quattro sì. No! Davvero, cazzi vostri. Sono intransigenti, sono dei iconoclasti, fra l'altro sono punk, quindi in un modo o nell'altro non hanno eroi. Però hanno anche, fra tutti i miei concorrenti, una identità estetica e musicale già molto precisa. Tu non sapevi che cazzo fare? Perfetto, finalmente. Grazie. Io difenderò molto il loro modo di essere, perché secondo me è un valore aggiunto in televisione. Siamo i Pancake! Io sono il basso nel gruppo. Non c'entra più le cose tue! Non c'entra più il rossetto! Suono la chitarra e poi faccio il ruolo di manichino da pestare quando gira il cazzo agli altri. Mi rabbiamo piano!
Io sono il chitarrista, l'altro chitarrista. E io sono il batterista e anche quello che pesta il manichino del gruppo. Nasciamo in quarantena, io e Sonia. Abbiamo iniziato a suonare a giro, al mare, per Firenze e ci è venuta poi l'idea della band. C'era una sera al mare, io ho detto, boh, ma Pancake è un nome ganzissimo. Cioè, unisci punk che... cioè, mind blowing proprio. When I feel bad, and I feel worse. Facciamo punk. È andata abbastanza naturale la nostra propensione al genere. E quindi vorremmo dare una svegliata a quest'Italia. Il nostro circolo è il circolo di Restone, una piccola località tra Figline e San Giovanni Valdarno. Era nata da un po' di tempo l'idea di trovare un luogo fisso, stabile per organizzare gli eventi sempre in maniera più programmata, per dare spazio alle altre band, per dare spazio anche ad artisti singoli. Per stasera bisogna far suonare gli Scruff, quindi levate le seggiole dai mezzo. È un'esperienza veramente fantastica. Ultimamente stiamo facendo delle serate piene, cariche di persone, tutti molto felici di questo progetto, tutti molto convinti. Insomma, stasera grande festone. Damiano, insomma, è il presidente, ma è quello che quando dice cosa fare, nessuno lo prende sul serio perché... Non fa un cazzo. Esatto. Come stanno andando i preparativi? Oh, ma che cazzo! Sulle 9, Damiano, ti stai mangiando la pasta con il parmigiano. No, non avete capito un cazzo, secondo me. Dovete mettere questa qui sotto, perché è l'unico... È l'unico subwoofer! Merda. Io mi reputo incredibile perché sono geniale nel fatto che, pur non avendo capacità effettive mie, sono riuscito ad arrivare qui a X Factor. Perché mi sono circondato. No, perché mi sono circondato di gente validissima. Allora. Oh, vedi? Vedi, era un complimento a noi. Sì, sì. Il rapporto tra il nostro genere e X Factor potrebbe risultare molto, molto complicato. Sì. Il fatto di entrare a X Factor a me non mi spaventa perché siamo in squadra con Manuel, che è un grande intenditore della musica che piace a noi e ha capito quello che vogliamo fare. Vi buttano fuori alla seconda, però potrebbe essere più interessante di quello che pensavo. Tutti in collo! Secondo noi Manuel sarà nostro padre come giudice, cioè... È un tenerone. Sì. Ciao Valdarno, si va come le palle di fuoco a Milano. Vanno in giro nei localini, nei piccoli centri sociali, a vedere cosa succede. C'è questo nuovo desiderio di collettività. Vorresti andarci al circolo Arci dei Pancake? Travestito ci andrò, con barba e baffi finti così mio. Io ho 58 anni, loro ce l'hanno 20, c'è comunque già un gap generazionale enorme, anche se molte cose che ascoltiamo sono simili. La magia della musica che unisce diverse generazioni, ma è bellissimo, Rino, ma è fantastico. Daniele è molto particolare, è molto potente come immagine, con questi capelloni. È comunque giovane, però è cresciuto con la musica di fine 70, primi 80. Sfiorivano le viole, e il sole batteva su di me. È molto introverso e questa sua introversione per me non è un difetto, anzi. Riuscire ad aiutarlo a comunicare a livello emotivo attraverso lo schermo.
molto difficile essere introversi in televisione. Molto. Sono sicuro che lavoreremo bene insieme, ma io ti farò un culo che non ti immagini. Non vedo l'ora. Quindi... Non vedo l'ora. Lui è, direi, unico nel cast. Come suoni, Danny? Wow. Ah, all'artista. L'artista. Sono Daniel Gasperini, ho 28 anni, vivo a Monbarozzo, che è un piccolo paese in provincia di Pesaro, in campagna. Nella vita suono, mangio un po' e dormo, principalmente. Vivo in un casolare di campagna con tre amici, Alfredo, Virginia e Matteo. Allora, viviamo in quattro in sta casa e diciamo che i ragazzi che vivono con me sono tutti molto attivi e lavorano tanto, sia per la casa, per il giardino, per gli animali che abbiamo. Dai, togliti la camicia, Danny, vieni a militare. Ma in realtà mi sa che andavo a fare un sonnellino vicino allo stagnetto. E, mentre invece diciamo che io sono un po' più solitario, quindi sto più per i fatti miei, perché comunque la musica è una cosa che coltivo solo io in casa, quindi... E ci sono giornate in cui proprio non riusciamo neanche a vederci. Mamma mia. Ah, sono svegliata! Buondì. Oh, fra. Dormito bene? Ma sì, avrei dormito un'altra ora. Altre due anche. Il pane migliore delle Marche. Coinquilini migliori che si possono avere, ce li ho io. Cosa fai oggi, Daniel? Ma oggi suono. Mi sono approcciato alla musica tantissimi anni fa, se ero piccolo. Diciamo che in casa mia si è sempre ascoltata la musica. La 1100. Mia madre ci faceva ascoltare musica già da quando eravamo piccoli, sia io che mio fratello. E così a 10-11 anni ho cominciato a suonare la chitarra, cioè una chitarrina classica. Poi dopo un anno ho fatto tipo la mia prima band alle medie, dove facevamo ovviamente punk. E diciamo che da lì dopo si è sviluppato tutto. Daniele è il mio progetto musicale. La mia musica è un pop rock. Mi definirei un cantautore perché comunque diciamo che io canto delle storie che scrivo io, che però sono abbastanza consapevole che sono storie universali, nel senso che sono per tutti, quindi ogni persona può comunque ritrovarsi in quella storia lì. Io così, casteggio e scrivo. E mi fa stare bene, insomma. X Factor per me è curiosità e soprattutto condividere la musica, cioè quello che faccio, con un pubblico più ampio, no? Che è quello televisivo. Tu hai un sacco di difetti belli per me. La tua voce è molto particolare. Non si può dire che usi il bel canto, però proprio per questo a me sei piaciuto molto. 3, 4, sì! Grazie, grazie mille. Con Manuel comunque c'è molta affinità, probabilmente perché si viene dallo stesso mondo e anche parlando si vedo che ha colto subito, insomma, quello che possiamo fare. Sembri un personaggio molto sicuro di te, il che potrebbe essere un grandissimo vantaggio come lo è stato adesso, però potrebbe anche essere un grosso problema. Manuel è Manuel. Però c'è troppo talento, ti devo dare una sedia. Grazie, grazie. Dal concertino fatto nella piazza di San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini, paesino dove sono cresciuto, al palco di X Factor ci sono stati 1000 chilometri di concerti fatti. Sono stato a casa un po' di giorni e alla fine ho scritto un pezzo. Che è Panama, si chiama Panama, adesso lo suono, dai. Pensa che botta, ho scritto una canzone per te. Credo che starò molto a mio agio sul palco di X Factor, perché sono nato pronto per suonare, per fare spettacolo, quindi starò bene. Non svegliatemi più.
i miei artisti cerco di sceglierli perché mi emozionano, perché mi commuovono, perché sono in contatto con la propria emotività. La maturità artistica non dipende dall'età. La mia è fin troppo fresca. Mimì ha una voce straordinaria. Io di solito non sono colpito dalle grandi voci, mi interessano fino a un certo punto, però lei ha proprio una voce straordinaria. È giovanissima e quindi fa ancora in tempo a migliorare a dei livelli che non voglio neanche pensare. Lei è una che può fare commuovere, sì. Stai piangendo? No, mi è entrata una ragazza nell'occhio. Lei è un medium, è proprio un transfert. Lei ci comunica, è lì per comunicarci le emozioni di quello che ci sta raccontando. Ci vuole un gospel per tirarci su. Mi chiamo Mimì Caruso, ho 17 anni, vengo da Usmate Velate in provincia di Monza. Mentre tutto va veloce, noi suoniamo ancora il pianoforte. Che fa love me like a melody. Sono una persona molto introversa all'inizio. All'inizio non mi piace tanto essere una bomba, un vulcano, come sono di solito. Dimmi cosa c'è di strano, ascolto ancora kind of... Poi capisco bene la situazione, dove sono, che ho davanti, e riesco a riscaldarmi, riesco a essere più me stessa. Però all'inizio ho questa brutta abitudine che in realtà... Vabbè, un po' uno scudo, che io porto sempre le mie cuffie, le porto ovunque. E penso che mi aiuti tanto a capire prima bene la situazione, stare un attimo nel mio per capire un po'. E poi quando capisco bene gli individui riesco a essere più me stessa. Ti sei trovata? Guarda, un secondo. Io sono stata adottata 3 mesi in Africa, in un paese che si chiama Bamako, infatti la capitale del Mali. Fuori ancora, eravamo ancora in Mali. Sono molto felice di essere capitata in una famiglia del genere. 3 ore di fila per la foto con Winnie the Pooh. Sì, ci credo. E pianto tutto il tempo. Così strana e pazza e divertente, quindi sì. Speriamo di averti regalato tanti... esperienze belle. Certo, bambino. Questo è solo l'inizio. To be continued. Cos'è? È ironica. No, ti pare. Mamma e papà sono delle figure molto importanti, forse le più importanti che abbia mai avuto. Quanti ricordi ci hai dato? Infatti. Per il semplice motivo che loro hanno creduto in me fin dall'inizio, anche quando sono io la prima a non credere in me stessa. La passione per la musica è nata quando ero al coro, da bambina. Quando avevo 6 anni i miei genitori mi iscrissero a un coro per voci bianche per bambini qua vicino. Perché non volevano più sentire io che mi sgolavo nella camera. Io da piccolina ho iniziato tanto col jazz, quindi ho iniziato tanto con Billie Holiday oppure con Donny Hathaway, quindi jazz barra soul. Però poi col passare del tempo ho capito che esiste l'hip hop, ho capito che esiste il rap, ho capito che esiste l'R&B, tutto quel mondo là un pochino più energico, e mi sono buttata anche di là. Mi piace tanto la mia voce, però non voglio essere catalogata come la ragazza che sa solo cantare bene. Cioè, è una roba che mi darebbe fastidio. Infatti, quando la gente mi dice sì, però hai un po' di graffiato, un po' di questo, in cose, cioè loro le vorrebbero dire in cose negative, io le prendo come un complimento, perché significa che ho qualcosa che non mi fa suonare come tutti gli altri. Nel mondo che soli tu. Perché non resti un po' con me, come saprei amare.
mi sono fatta 2 anni di pianoforte e poi anche mia mamma che è la pianista di casa. È una passione che ha portato tanto, infatti mi fa tanto felice quando sono in camera e la sento da sopra suonare e significa che è felice, che è contenta, che fa la cosa che gli piace. Che bel finale! Il palco di X Factor mi trasmette, vabbè, ovviamente un po' di strizza perché sei esposta a tutti, è una cosa molto più seria della sagra della polpetta. Ma di chi è che ti fa più paura? Agnelli. Io il giudice che preferivo, cioè io voglio solo avere un brava da lui, poi posso andare anche felice, era Achille Lauro. Chi conta? No, non contate perché io gioco all'X Pass. Penso che se Manuel mi sentisse adesso mi darebbe uno dei suoi sguardi alla vampiro che fa, così glaciali. No, però dall'altro lato penso di essere molto fortunata di essere con lui. Perché a livello musicale penso che sia una delle persone in Italia più empatiche e più profonde, che capisce proprio bene la musica, che quando ti parla di musica ha gli occhi tutti illuminati perché è proprio appassionato. Bella! Grazie mille, buona serata! Ciao, Mimì! Mi piace tanto mettermi in gioco e mi piace tanto creare un'altra versione di me stessa dove mi mangio il palco e dove mi diverto soltanto, perché è uno degli obiettivi che ho di X Factor, di divertirmi, di uscire da quel palco e essere fiera di me stessa. Cioè, comunque vada, voglio solo essere fiera di quello che ho fatto, come l'ho fatto, e voglio solo anche divertirmi tanto. Ognuno ha la squadra che si merita, e la mia è la migliore. Non mi fate pentire di quello che ho fatto. Comunque la squadra di Strani è una squadra che si distingue dalle altre e secondo me siete tutti più veri degli altri concorrenti. Poi i miei colleghi di tavolo sono molto simpatici. Jake è molto simpatico, è un personaggio che ha secondo me una naturale positività da trasmettere, la battuta sempre pronta. Se la prossima volta ti provocano ancora, no, ma faremo un'azione da fratelli. È chiaro, esatto. Ma anche Lauro, anche se un po' gatto del Colosseo, no? Che è arrivato un po' sul più figo del Colosseo, però la realtà è che poi invece è una persona che si è integrata benissimo con noi in giuria. Però io ho 58 anni, penso di poterlo fare tranquillissimamente. Amore. Paola, io non ho mai avuto dubbi, la conosco da 30 anni, l'ho sempre considerata una persona molto intelligente. No, non sono indignata e oltretutto capisco perfettamente la reazione di Manuel, non la condivido, però la capisco perché vive la musica in modo molto profondo e viscerale. Ed è anche lei naturalmente simpatica. Del tavolo sicuramente quello più urticante sono io, questo è poco ma è sicuro. Sono affascinatissimo dalla gente che ha talento, che ha più talento di me, infatti sono molto solo. Il tavolo dei piaccioni è terribile. Poi mi danno comunque l'occasione ogni tanto per ridere, ma anche per dirle un paio di cazzate. Tavolo come questo, secondo me, stiamo andando a ruota libera. Ti do una busta. Questo invece lo temo molto. E ti chiedo di scrivere quello che secondo te sarà il vincitore di X Factor. Oh madonna. È una poesia? È un nome molto lungo, sì, è un nome. Sono Manuel Agnelli e sono pronto per i live di X Factor che saranno dal vivo, spero, senza troppo autotune né troppe basi registrate. Bene.
Ma in che senso? Ma come? Pure. Speriamo almeno questa che... Ma no, ma dai. No, vabbè. Questo è l'inizio, chissà che mi aspetta i live. Mamma mia. Pronti a partire da Montevarchi? Eccolo. Sorpresa! Chiaro che da adesso iniziamo però a fare sul serio, no? Ci sarà subito un'eliminazione. Faccio le corna e gli scongiuri. Io sono abbastanza confident. Qua abbiamo sbloccato il Super Saiyan, eh? Yes. Io non c'ho più niente da dirti, vai via. Andiamo a vedere anche il palco. Let's go!